Non possiamo parlare di soccorso, ma possiamo parlare semplicemente di circolazione treni. Come erano allora le linee a tangenza unica, con controllo degli incroci, come sono diventati dopo, con dirigente centrale, con blocco elettrico manuale. Allora, tralasciando quanto detto e osservo nel rispetto per i colleghi della nostra officina, mi pregio di ricordare due famosi libri che hanno fatto parte della nostra storia, il TV 17 e il TV 25. Molti di noi ricorderanno a cosa servivano. Il primo serviva a scrivere il servizio del personale di macchina, macchinista e autocomunista, il secondo era un rompiscatole per la nostra officina, perché le molteplici riparazioni che venivano segnate spessissimo veniva scritto eseguito. Vi racconto un semplice aneddoto in riferimento al TV 17. Mi riferisco al lontano 1961. Nel 61, assunto come aiuto macchinista in prova, nel mese di agosto il corso è stato sospeso e siamo stati mandati al deposito locomotivo di Messina a fare le manovre. Le manovre allora si facevano con la 896 e con il 120. Il famoso giorno, alla fine del giugno 6-14, mi sono incontrato con lui, si avvicinò e mi disse: senti, stai morendo, perché? Ma che te ne pare? Nel libro ho visto scritto omettere cattare. Omettere cattare. Si disse: ma scusa, che significa questo? Sì, basta che qualcosa produca, non potrei arrivare a dire che non mi morire, anziché mettere un libro. E poi invece siamo riusciti a capire che lui si è reso conto dell'abbaglio che avevo preso. E allora, la pagina è stata chiamata la pagina di Rosa in locomotive per un motivo particolare, perché nel deposito locomotive operano parecchi maestranze e hanno operato parecchi maestranze. Le maestranze che hanno dato lustro al nostro impianto sono stati macchinisti, capi di deposito, personale di officina, personale del posto a terra, personale amministrativo, al quale io oggi dico grazie a tutti. In maniera particolare, faccio una sintesi per il macchinista, il macchinista viene da una formazione abbastanza scrupolosa, la quale professionalità ci è stata tramandata dai nostri vecchi padri, i quali si chiamavano macchinisti, meccanici, maestri. E da loro abbiamo imparato moltissime cose del nostro essere che abbiamo svolto con grande soddisfazione. Questa sera con noi, con molto orgoglio, sono felice di presentare due delle vittime, i quali ci hanno trasmesso molto del loro sapere. E questa sera hanno insistito particolarmente per essere presenti con noi. Mi riferisco all'amico Nino Arcò, la nostra amica e collega Sardina Paola,
ma quando il Signore è seduto insieme a noi, ed io invito tutti a rivolgerci un caloroso abbraccio. Non voglio dimenticare i colleghi e gli amici che purtroppo non ci sono più. Altri ci hanno lasciato e noi ancora ci stiamo continuando la nostra cammina. Il pensiero particolare va al nostro caro amico Salvatore Arena, la protetta di noi, il quale sta conoscendo la battaglia di Gesù nella speranza di rimanere ancora con noi. Un altro conosciuto a tutti noi è l'amico Enzo Renzo, consiglio di andare insieme alla condizione, assieme anche all'amico Danilo Barbosa, al quale purtroppo gli è stato aspettato qualche cosa che lo preoccupa e ci preoccupa. Ripeto un grazie particolare a tutti, particolar modo ai nostri amici del personale del Giante, grazie, personale della cucina, personale di questa terra, al personale dell'amministrazione che con noi hanno condiviso e non è più senso di una nostra famiglia. Un grazie a tutti noi e un invito a tutti. Aspetta, la dove ci sono in giro per la lampo. Telefonò a Ciccio Restivo per dire quali devono essere le caratteristiche del passo, della lunghezza, della potenza e tutte le cose. E Ciccio, giustamente, che già era in ferrovia, allora gli ho spiegato tutto. Poi ci vanno a mareare. Come potone o un ora? Adesso poi un potone su mangiare. Su mangiare, io le mi faccio buttare una quantiera io. Un poi domanda da fotografia. Aspetta che si brucia l'asso. Scusa, stai facendo.